Presidente Giansanti alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, lei era Presidente di Confagricoltura, Presidente del COPA e reduce da un incontro importante ieri a Bruxelles. Sì, sono stati 2 giorni in cui abbiamo affrontato i temi del momento con tutte le altre associazioni europee, fra tutte ovviamente il tema del Mercosur, un tema rilevante e importante, i cui effetti potrebbero essere devastanti soprattutto per la nostra zootecnia. Noi oggi, noi no, i nostri commissari stanno trattando e negoziando questo accordo importante che, se accolto così com'è, avrà un impatto significativo sulle produzioni zootecniche, in particolar modo quello del bovino e del settore del pollame e delle uova. Un accordo che in questo momento non ci piace, chiediamo che venga assolutamente cambiato. Abbiamo già molte proteste con trattori in molti stati. In questi giorni mi sono confrontato anche con il nostro governo e ho spiegato loro quanto sia importante in questa fase dire di dover cambiare questo accordo nell'interesse generale, perché comunque nei paesi del Sud America possiamo trovare anche noi degli interessi, ma non a queste condizioni. La Commissione europea adesso è pienamente operativa dopo il voto del Parlamento e si è insediata però con una maggioranza molto risicata. Lei che giudizio dà di questa situazione? Ma i modelli delle maggioranze non vanno valutati, andranno valutati di volta in volta. Noi siamo italiani, quindi maghi delle maggioranze variabili. Mi interessa avere da parte del commissario all'agricoltura, che ho incontrato in questi giorni, avere a fianco a noi un commissario che capisca i problemi degli agricoltori. Mi fa piacere sapere che viene da una famiglia di allevatori, suo fratello fa l'allevatore, che possa comprendere quelli che sono i problemi degli agricoltori, quindi dalla semplificazione, dalla necessità di accompagnarci sui mercati, dalla necessità di rafforzare il settore primario, dalla necessità di renderci più competitivi e produttori, di sentirsi protetti e difesi da un commissario che una volta tanto possa assumere a volte anche delle posizioni nette a favore della nostra zootecnia. Ecco, io confido di aver trovato nel commissario Hansen un solido alleato con cui lavorare per il bene della nostra agricoltura. La sua presenza conferma anche l'attenzione che lei ha sempre ribadito verso questa manifestazione, quest'anno col problema della Blue Tongue, con quello che ne è seguito. Io penso che in tanti e tanti anni di mia presenza da allevatore, ancorché presidente di Confagricoltura, fatto salvo la stagione del Covid, è la seconda volta, almeno nei miei ultimi 30 anni di Cremona, in cui non abbiamo gli animali. Dobbiamo riflettere sugli effetti del cambiamento climatico. È evidente che una fiera zootecnica così importante non possa comunque essere condizionata dall'andamento meteorologico relativo alla diffusione o meno. Certo, capisco anche che c'è un tema legato alla precauzione, a precauzione che deve essere comunque alla base della salvaguardia dei nostri animali, perché non possiamo neanche pensare di diffondere la Blue Tongue ovunque, però oggi più che mai o ci diamo una chiara dimensione di un paese moderno con la capacità di affrontare in maniera sistematica quelle che sono le emergenze, perché se penso alla Blue Tongue, io sono diventato allevatore a Parma proprio perché si diffuse nel 2001 la Blue Tongue al centro Italia. Ecco, sono più di 23 anni che non siamo stati in grado di debellare la Blue Tongue al centro Italia e oggi ci ritroviamo la Blue Tongue al nord Italia, dove? Addirittura nel centro genetico di Cremona. Ecco, io credo che tutto ciò debba farci riflettere sulla necessità e sull'opportunità di una volta tanto di sederci intorno a un tavolo e fare squadra e fare sistema, altrimenti non ci troveremo mai nella condizione di essere veramente produttivi, competitivi, perché poi i danni delle vaccinazioni, ma non inteso ovviamente rispetto alla prospettiva di dover vaccinare, perché ci sono dei danni collaterali, o al contrario la mancanza di vaccino poi non può o non permette ai nostri allevatori neanche di comunque fare quello che sarebbe previsto dalla norma. Ultima domanda, a metà dicembre, il 13 credo, Assemblea Nazionale di Confagricoltura, per dire soprattutto che cosa? Per dire soprattutto che l'agricoltura oggi più che mai è strategica, c'è questo cambio di commissione, vogliamo ribadire la centralità dell'agricoltura come settore fondamentale e strategico negli assetti delle istituzioni europee e in Italia. Certamente da parte del governo non possiamo dire di non aver avuto attenzione in questi 2 anni, il ministro Lollobrigida ha sempre mostrato attenzione. Certamente ci aspettiamo molto di più perché ovviamente gli agricoltori non chiederanno sempre di più, non ci accontenteremo mai, ma credo che dobbiamo certamente avviare una seria riflessione, noi lo stiamo chiedendo da anni, il piano strategico di medio e lungo periodo. Non possiamo più vivere alla giornata, è arrivato il momento che si faccia chiarezza, tanto più in una fase come quella attuale in cui, con un po' di sorpresa, ma la cosa per certi versi mi fa piacere vedere come anche altre associazioni di categoria stiano riprendendo tutte le nostre posizioni dopo anni in cui sostanzialmente si ponevano dall'altra parte della barricata, e quindi vederli oggi anche loro sulle posizioni di Confagricoltura, ne sono veramente felice. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie.